Con tantissimo piacere qui su Radio Sound ospitiamo Roberto Barocelli. Buongiorno Roberto, come stai? Buongiorno, buongiorno a tutti quanti, grazie, sto benissimo. Ma c'è sempre una bella energia nella tua voce, voce stupenda tra l'altro. Sì. Voce stupenda che abbiamo ascoltato molto volentieri a The Voice Senior, sei arrivato alla finalissima, ad un passo, sì, insomma, dalla vittoria. Com'è stata questa esperienza, Roberto? Ma è stata una bellissima esperienza, faticosa, perché non è come poi sembra, ma alla fine è faticosa, ci vogliono mesi di preparazione, insomma è una cosa lunga e faticosa, ma è stata un'esperienza bellissima che mi porto veramente nel cuore. Beh, infatti anche perché hai conosciuto fior fior di artisti, di persone molto importanti della musica italiana. Certo, ho conosciuto, stretto amicizie, insomma abbiamo fatto un po' capannello, come si dice, no? Quando si sta tanto tempo assieme, no? È vero, è vero. Per cui è stata una cosa molto carina, molto sentita da parte di tutti quanti. Certo, com'è Orietta Berti allora? È così simpatica da abbracciare come vediamo anche noi da fuori? Ma sì, ma Orietta è, la chiamano la fatina con la frusta. Perché comunque è una persona disponibilissima, grandissima musicista, grandissima musicalità, grandissima vocalità, però voglio dire sa anche imporre la propria autorità, ecco. Certo. Roberto, senti, com'è stata, al di là dell'esperienza di The Voice, mi piacerebbe anche scoprire com'è nata l'idea di presentarsi a The Voice Senior. Ma guarda, io in realtà sono stato contattato, non è che mi sono presentato. Ok. Perché oltretutto non sapevo neanche dell'esistenza di questa trasmissione, di questo format, e l'anno precedente mi hanno contattato, io avevo detto di sì, poi probabilmente avevano già chiuso le selezioni, non ho più saputo niente. L'anno dopo mi hanno richiamato, mi ha detto: ma ti va ancora di partecipare? Ma certo, ci mancherebbe. E beh, alla fine è stato un bel successo, insomma. Beh, bello, una grandissima emozione, un grandissimo successo, e comunque stare con queste grandi artisti, con queste persone, si imparano un sacco di cose, davvero. Certo, Roberto, ci canti un po' di 5 giorni che t'ho perso? Ma quanta, che bella quella canzone lì, ti ho visto proprio la prima puntata quando ti hanno scelto, anzi tu hai scelto dopo Orietta Berti, ce la canti? Sì, ma perché l'avevo vista in concerto dal vivo anni prima, eravamo nello stesso posto, era una festa all'aperto, dove c'era lo spazio per le band e lo spazio per i grandi artisti, no? E dal momento che noi avremmo suonato dopo, sono andato a sentire la Orietta che cantava, ma certo, così, no? E ho trovato veramente un artista incredibile, perché riesce a magnetizzare il pubblico, cioè è incredibile, dal vivo è veramente incredibile. A proposito di musica dal vivo, anche tu questo weekend, anzi tra pochi giorni, sarai dal vivo, il 20 maggio al Teatro President. Sì, con la mia nuova band di 8 elementi, e tutti super motivatissimi, ci stiamo organizzando con l'aiuto preziosissimo, e senza non sarebbe stato possibile, di Giampiero e Andrea Baldini della HPL. Certo, che salutiamo, che conosciamo, certo. Mi hanno sostenuto in un modo incredibile, e che comunque stiamo lavorando assieme da mesi per questa cosa, ecco. Quindi insomma, Roberto Barocelli, una nuova vita per te dopo sì, questa partecipazione. Certo, una nuova vita, insomma, una nuova energia, ogni tanto bisogna rinnovare un po' l'energia, no? Ed è giusto così, insomma. Noi ti abbiamo seguito a The Voice Senior e sicuramente verremo venerdì il 20 al President a vederti live. In bocca al lupo, e poi sarà il primo di una serie di eventi, immagino. Sì, poi partirà un tour italiano con The Voice. Ah, ok, perfetto. Magari avrai un tour italiano con i finalisti di The Voice. Ah. E da lì partiamo e faremo date con la band, senza la band, insomma ci sarà un'estate molto movimentata. Ma che bello, noi ti seguiremo, e poi insomma quando vorrai essere con noi, cioè noi siamo sempre molto felici di ospitarti. Ma va bene? Quando volete, guarda, siete sempre così gentili, disponibili, che guarda, veramente, quando volete. Grazie mille Roberto, ci vediamo venerdì sera al tuo concerto, un bacio. Grazie, ciao. Ciao. Roberto Barocelli qui su Radio Sound Piacenza 24.